E questo ho scritto ucraino, ho scritto italiano, può darsi non tradotto bene, però penso che si capisce. Adesso proprio urgente servono. È un lungo elenco di farmaci e dispositivi di primo soccorso, quello che ci mostra Ciuprimaia. L'attacco russo all'Ucraina ha già fatto tanti feriti e le scorte iniziano a scarseggiare. Tantissime le persone che hanno risposto all'appello lanciato sui social dall'associazione, come conferma il presidente Carlo Sanvitale. I medicinali, perché è la cosa che ci hanno richiesto di più da lì, queste associazioni mediche, perché i feriti, specialmente militari, civili, scarseggiano i militari. E non pensavo, almeno qui Pescara in Abruzzo, alle telefonate che ho per l'aiuto umanitario. Non pensavo, anche famiglie che vogliono mettere a disposizione appartamenti, camere, di tutto. Questo sinceramente non lo pensare. Un primo viaggio partirà già nella giornata odierna. Sarà un pullman di linea che arriverà fino a Leopoli, dove per ora la situazione non è drammatica come nella capitale Kiev. Questo è un pullman che passerà, caricheremo i medicinali. Poi, mano a mano che sappiamo che il pullman riesce a ripassare le dogane, perché se non si bloccano, allora raccoglieremo altre medicine e li spediremo. I pacchi verranno sigillati con cura, i fogli applicati su di essi saranno garanzia per il passaggio alla frontiera. E questo è il luogo nostra associazione. E quindi è sicuro che possono... Ok. 100% questo. Grazie. Bocca al lupo. Grazie a tutti.